friends, today we are going to Barbaresco lands here in Neve, here real Nebbiolo grapes for the wonderful Barbaresco wine. It's time to visit vineyards, wine houses and more in Neve and Barbaresco to have enological presentation, wine tasting tour in towns that live for the wine, because good soil and good hands give good taste and good soul. Neve is one of the four municipalities where Barbaresco wine is produced and certified DOCG, Denomination of Origin Controlled and Guaranteed, is in the Langhe lands, a Roman possession then medieval castle. Neve has more than 2,000 years history. First stop at this wine shop, but I prefer the Italian term that is like Enology Tech or Enologic Coffer, Cantinetta di Barun, that is little cellar winery of Hola. The Baron. Con estas ricas avellanas empezamos en busca del Barbaresco. This is the little town of Neve where they produce Nebbiolo wine, Barbaresco of course wine, and others. Allora, qui siamo con Marco della cantinetta di Barun a Neve, Piemonte, provincia di Cuneo, che ci fa assaggiare due vini. Due sfumature dello stesso vitigno, quindi abbiamo parlato di 100% Nebbiolo, da due terreni completamente diversi, sono due zone divise dal fiume Tanaro, quindi alla destra del fiume Tanaro abbiamo il classico Langhe Nebbiolo di Crisante, un nebbiolo che vinifica solo in acciaio, quindi abbiamo questo frutto tipico del varietale del nebbiolo con una bella trama tannica e la classica struttura di langa. Invece alla riva sinistra del fiume Tanaro andiamo a assaggiare un tipico nebbiolo della zona del Roero, quindi terreno in prevalenza sabbioso. Abbiamo questa forte aromaticità, questo naso un po' più fresco, più sul frutto, una struttura anche meno importante, meno complessa, un tannino molto più fruttato, sempre tipico del nebbiolo, però abbiamo un prodotto che andiamo a apprezzare anche in gioventù e serviamo anche un po' più fresco. Bene, adesso andiamo a provare. E comunque consigliamo questo locale che è molto carino, very nice, e da quello che stiamo provando finora molto buono. Al Palazzo Rosso di Neve, lo ricordiamo. Grazie Marco, grazie. Salute. Grazie. Perché questo apparecchio qua? Questo apparecchio si chiama Coravin. Permette attraverso un ago che andiamo a infilare dentro il sughero di non aprire la bottiglia e attraverso un gas argan, un gas inerte, non andare a intaccare il vino ed estrarre, appunto, fare questo servizio di mescita che noi andiamo a fare, diciamo, quotidianamente, perché lavoriamo molto bene con la mescita, e di preservare il vino per 6-8 mesi. Rimane chiuso? Sì, rimane chiuso. Così non si ossigena. Io magari apro questa bottiglia adesso, faccio il calice a te, poi certo, non so quando. Certo, quando certo, finirla, certo, no? Certo. Magari può restarmi anche più di un mese in frigo. Geniale, ecco. Sì. Qui al Cabarun. Sempre a Cabarun, la cantinetta di Barun. Cantinetta. Cabarun è la nostra azienda. Questa è la mappa del Barbaresco, qui della DOCG Barbaresco. Quindi possiamo produrre Barbaresco in tre comuni, Neve, Barbaresco e Treso. Perfetto. Okay? È una piccola frazione del comune di Alba, San Rocco Salamento. Certo. Ok? Quindi 100% Nebbiolo, 2 anni di affinamento. In totale minimo 8 mesi in legno, ok? Per essere
per passare Barbaresco. Qui abbiamo due barbareschi differenti, uno di Neive, di questa azienda storica Paitin, e uno per Carlo Culazzo, azienda giovanissima. Questo è il secondo anno, secondo millesimo 2018 di produzione, quindi giovane giovane. Due zone diverse, Neive e Barbaresco. Abbiamo una singola vigna, andiamo a verificare una singola vigna qua per Paitin. Abbiamo questa vigna che si chiama Basarin, dialetto piemontese baciata dal sole perché pieno sud, prevalenza sabbioso, quindi abbiamo un barbaresco molto più sull'aromaticità e sul frutto, un po' come succedeva nel Roero, no? Quindi questo frutto maggiore, questo corpo magari minore, un barbaresco meno classico, un po' più beverino, un po' allo stile di un Pinot Noir, ok? Come diciamo, quindi molto elegante. Invece per Carlo Culazzo, questa azienda, piccola realtà, che dal 2017 ha deciso di produrre e etichettare il proprio vino. Fino a prima loro vendevano le uve a terzi. Questo è il Fasette, e abbiamo questa vigna qua che affaccia sul Tanaro, un Fasette Due Soli. Questo vino si chiama Due Soli perché nell'ora del tramonto abbiamo due soli, uno il sole che tramonta e l'altro il riflesso che abbiamo sul Tanaro, ok? Quindi siamo su questa vigna che affaccia proprio sul Tanaro. Abbiamo un'altitudine che arriva fino ai 80-300 metri sul livello del mare. Qui un barbaresco che sarà un po' più classico, un po' più strutturato, ma in un'annata come la 18, un'annata che adesso beviamo bene e apprezziamo bene proprio per il suo frutto, per la sua eleganza. Non è magari troppo da invecchiamento, ma adesso si beve bene. Affinamento in piccole botti, quindi barrique, botti di secondo e terzo passaggio, quindi non abbiamo questa nota invasiva data dal legno. Per quanto riguarda Paitini invece andiamo a utilizzare solo botti grandi, è un po' come la tradizione vuole. Qui due stili anche differenti di produzione. Allora, siamo. Ecco. Alla salute. Come to Cantinetta di Barun. All links in description. En las ciudades del vino, los balcones no tienen flores, tienen uvas. Mira qué bonito, mira. We found a precious little chapel. Come and see what's inside. La chiesetta è dedicata a San Rocco, sì. La chiesetta è consacrata, ma dato che io ho dipinto la pala d'altare, è mia, cioè l'ho dipinto io, olio su tavola. E rappresenta? San Rocco. San Rocco. San Rocco è il suo cane. Ah, il cane giusto. Il cane, e ho dipinto anche la pala d'altare che c'è nell'altra chiesetta di San Sebastiano, non so se l'avete vista. Non l'abbiamo fatto. Dall'altra parte del paese, che sono i due protettori. Dall'altra parte. Sì, dall'altra parte della, sì, dell'arco. Sì. Ah, San Sebastiano e San Rocco. San Rocco, sono proprio i due all'entrata del paese. Mi è piaciuto molto. Sì, ecco. È la sensualità che però deve avere gli stivaletti per potersi difendere. Io allora lavoro ad olio e ad acquarello e mi piace parlare delle donne. E quindi vedo, tutte le tematiche, sì, delle vedo, donne, vedo. La resistenza, la...
e ci sono la donna, il tema ricorrente, volatile, addirittura la gabbietta, la gabbia e le gabbie mentali, liberamente. E la civetta è il simbolo della dea Atena. Certo. C'è la dea Atena, la dea Demeter. Check out Gabriella Piccato Artist. Links in description. Art and quality are love. And we'll visit a family winery whose love for quality is an art. Massimo Rivetti. They grow grapes in the most natural way to have organic wines. Barrels of different sizes from Slavonian oak or French oak. The town, they also have their own wine and tasting shop. And of course, we'll taste their Barbaresco. Cin cin. And specialities from Piemonte. Massimo Rivetti. All links in description. Cin cin. Cin cin. Now come with us to the town named Barbaresco. Grapes from Piemonte. Barbaresco liquors. Not only wines. Cheese with truffa. Truffa pieces. Also, Barbaresco is a very old place. Originally inhabited by barbarian people. That's why Barbaresco. They worshipped the river god on this hill near the water. So here you can see the beautiful Barbaresco, these beautiful lands where you have Neve, that is very beautiful old medieval town, Barbaresco, these two little towns in the lands of Barbaresco, of the Nebbiolo grape variety, the vineyards of the Nebbiolo from which they make the wonderful tasting Barbaresco, one of the best Italian wines. Don't forget to subscribe to have more videos like this.